No. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Allora, oggi video in cui ci prepareremo insieme. Vedrete che ho già fatto la base perché non ho usato nulla di nuovo e poi perché il focus del video di oggi sarà il make-up occhi e in particolare questa palettina meravigliosa di Glaminatrix che vi ricordo trovate su Monolith. Conviene acquistare il brand lì perché spedendo dall'Unione Europea intanto il pacco vi arriva molto più velocemente rispetto al sito ufficiale, circa una settimana in genere e le cose arrivano. E poi non c'è rischio dogana, perché tra l'altro mi sono sentita in privato con una di voi che ha acquistato sul sito ufficiale e purtroppo ha dovuto pagare la dogana, quindi vi arriva. Mentre su Monolith non c'è questo pericolo. La palette è in finto cuoio, è stupenda, veramente bellissima. C'è un bello specchio e queste sono le colorazioni. Avremo modo di vederla meglio nel corso del video. Credetemi, è una palette che secondo me è perfetta anche per chi come me in genere ricrea sempre i soliti make-up, perché è vero, ha dei pop di colore, ma anche le classiche tonalità che vi permettono di realizzare un look sobrio, diciamo così, sulle classiche tonalità rosate o marroncine. Abbiamo un nero, abbiamo un marrone opaco, un colore da transizione, un panna, quindi insomma i colori per un make-up di base e poi qualche twist qua e là. Questo è il look che ho realizzato, spero che renda, forse le luci un po' troppo sparaflesciate, non lo so, fatemi sapere, però lo trovo stupendo. Dovete sapere che questo video mi è stato proposto, diciamo così, da Carolina Bonanni, alla quale mando un bacio enorme. Lei mi dice: ma Marti, abbiamo tutte e due questa palette, tra l'altro a breve dovrebbe tornare in stock su Monolith, perché non realizziamo un make-up look così ognuna di noi fa un po' vedere, a seconda della sua manualità e dei suoi gusti, un look dal quale le persone possono trarre ispirazione e soprattutto capire se magari questa palette può fare al caso loro o no. L'ho trovata un'idea meravigliosa, sempre bello, no? Collaborare con le altre ragazze, e quindi assolutamente sì, l'ho fatta penare e aspettare un po' perché è un periodo un po' così per me, un po' pieno, però insomma sono contenta di avercela fatta. Quindi vi lascio al video, vi lascio al make up e ci vediamo alla fine un po' per le considerazioni finali. Eccoci qui, allora partiamo subito. Prendo la palettina, naturalmente io non mi sono preparata, quindi non ho idea del look che andremo a realizzare insieme. È stupenda, veramente stupenda, e vi mostro le colorazioni. Allora, in passato vi ho già fatto vedere un look che ho realizzato con Basil, che è indubbiamente l'ombretto protagonista. È di una bellezza rara. Oggi vorrei però mostrarvi qualcos'altro, sono sincera. Non so, andrei magari su un look un po' più caldo, un po' più verdino, non lo so, vediamo un pochino come va, dove ci porta il cuore. Prendo intanto un pennello da sfumatura, questo è di Zoeva 228, e prendo questo colorino qua e lo vado a mettere nella piega. Intanto iniziamo a dare un po' di profondità e poi vediamo. Non ho messo sull'occhio nessun primer, in modo da farvi vedere la resa di questi ombretti anche su palpebra nuda. Tra l'altro non ho neanche passato, quello avrei potuto farlo, un velo di cipria, perché non avendo passato la cipria ho paura che dove sono andata magari un po' con il fondotinta o il correttore possa fare macchia. Invece, mettendo un velo di cipria o un goccio di ombretto magari color panna, color avorio, si scongiura questa chiazza. Però devo dire che per il momento sembra andare tutto bene. Spero di essere a fuoco. È difficile chiacchierare, controllare. Io poi tra l'altro ultimamente sto indossando sempre gli occhiali
perché vi avevo raccontato che mi hanno suggerito di tenerli sempre. Io di fatto ci vedo anche senza, perché ho un occhio che lavora moltissimo e un occhio pigro e insomma mi manca molto da uno, mentre l'altro è perfetto. Però cosa succede? Che quello che funziona lavora per due e non va bene, perché si affatica sempre di più, mentre l'altro si impigrisce sempre di più. E quindi niente, anche se di fatto io ci vedo abbastanza, mi hanno suggerito di portarli. Il punto è che non mi pesa indossarli, anzi ci vedo meglio, sto meglio. Però quando ti abitui a portare l'occhiale, cavoli se poi la vedi la differenza. Infatti vi dico la verità che sto facendo un po' fatica a truccarmi senza gli occhiali. Allora, una cosa di questa palette. È completa, nel senso che ha un buon mix tra shimmer e opachi, però vi dico la verità che anziché questo, che ha una punta fortemente grigia, come ombretto da transizione avrei preferito un marrone più neutro, non caldissimo ma più neutro, perché qua abbiamo un giallo, abbiamo questi due che sparano verso il verde, insomma è un po' troppo freddo secondo me. Mia umilissima opinione. Vado poi con un pennello un po' più fitto, questo è il 231, e prendo Brownie, che è questo qua più marrone, e lo vado a posizionare proprio qua al fondo dell'occhio per dare ancora più intensità. Allora, questi ombretti non sono polverosissimi, ma neanche super pressati. Vi sconsiglio di andare di prepotenza sulla cialda, perché potreste fare un sacco di polvere, e vi consiglio di proprio tamponare il pennello sopra, andare con delicatezza, e stessa cosa sull'occhio, se possibile tamponare e poi eventualmente sfumare un po'. Ora, come vi dicevo, io ho già fatto la base sotto, non ho settato, non chiedetemi perché. E devo dire la verità che da questa parte, ma forse anche un po' di qua, un po' di fallout con questi ombretti piuttosto scuri ce l'ho. Vado proprio con tocchi delicati perché io trovo questi ombretti qua scuri pigmentatissimi. Gli altri sono colori, gli altri opachi, intendo, sono colori pastello, quindi è già diverso. Prendo il pennello da Cipria e provo a togliere. Ho fatto un disastro, ragazzi. Un disastro. Mi struccherò e rimetterò il correttore, però questo ci insegna che un velo di cipria è sempre bene darlo, soprattutto se facciamo prima la base. Se fate, diciamo, prima il make-up occhi, questo problema non lo avete. Cercate di non farci caso, ormai non posso fare altrimenti. Ormai me lo tengo e poi andrò a rimuoverlo. Ora, come ombretto su tutta la palpebra mobile, vi dico la verità. Andrei con Nutmeg, che è questo rosato, però faccio sempre gli stessi look. Quindi proviamo un colore che non ho ancora mai utilizzato, che è Funnel. Mamma mia, è questo qua, forse un po' too much, vabbè, ma tanto vado solo a cena dai miei. Ci sono anche i miei nipotini. Infatti ho preparato una crostata da portare perché so che ne sono ghiotti. E d'altra parte, io ho un sacco di marmellata, di conserve. Quest'estate tra mia nonna e amici vicini si sono sbizzarriti e ho marmellate di tutti i tipi. Poi a colazione noi non la mangiamo e dico sempre, ah, poi faccio dei biscottini, faccio dei dolcetti, faccio la crostata, poi non ho mai tempo e ho la dispensa piena. Quindi oggi ho detto, faccio un dolcino e così faccio contenti i piccoli di casa e anche Dani, va da sé, che è super ghiotto. Allora, questo ombretto è di una bellezza, ragazze, rara. E la cosa che mi piace di Glaminatrix è che è vero, propone ombretti con texture diverse, non sono tutte uguali, però per lo più queste texture qua, che sono quelle che vanno per la maggiore, sono di un sottile incredibile. Quindi sono ombretti che sono luminosi, ma secondo me si prestano benissimo anche a palpebre più secche, più segnate, più mature,
perché non fanno strato, non fanno effetto, non fanno spessore. Ecco, sono stupendi, davvero davvero stupendi. Sono andata a riprendere un po' lo scuro e voilà. Adesso prendo un pennellino piccolino da precisione e prendo Meringue, che è... cos'è caduto? Non lo so. Che è questo qua e lo vado ad applicare qua al centro dell'occhio per illuminare un pochino. Guardate quanto è scrivente, mamma mia. Non credo di averlo mai usato perché ho sempre preferito, devo dire la verità, il suo vicino brûlé, perché è più il panna classico. Questo trovo che abbia una punta giallina al suo interno. Comunque bellissima. Veramente bellissimo. Se amate come me i punti luce anche opachi, questo è davvero stupendo. Stupendo. Va bene, qua però sapete cosa vi dico? Tanto oggi va così, sperimentiamo. Se trovo un pennello che potrebbe andare bene, ma proviamo con questo di Freyara E20, prendo Taffy, che è questo giallo. Che ne dite? Forse per contrasto ci starebbe meglio Gumdrop, questo viola. Ma proviamo Lilla, dai, facciamo un pasticcio, vediamo cosa succede. Lo vado a mettere qua, a dare una leggera sfumatura qua. Ma che bello! Ciao! Non so se lo riuscite a vedere da videocamera. Spero di sì. Bellissimo! Proprio non vado su perché sennò mi chiude l'occhio. Vado proprio nella piega. Bellissimo! Io questo lilla lo apprezzo, l'ho usato già diverse volte e allora è un colore pastello, quindi non è una cosa sbada bang, però si presta tantissimo per queste cosine qua. Bello, bellissimo. Per chi vuole un tocco di colore senza esagerare, per chi magari come me deve ancora un attimo imparare a vedersi con questi colori. Prendo il pennello da sfumatura e sfumo un po' qua e qua. Bello, 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 bello. Vogliamo strafare? Dai, provo sempre col pennello piccolino a prendere anche Vanilla, che è lui. È un colore di nuovo brillantinato, luminosissimo. Non so se faccio un pasticcio o no. Ci proviamo? Vediamo. Sì, faccio un pasticcio. E ormai mi sono lanciata, ragazzi. Ho due fari, non ho due occhi, ho due fari. Bene, bene, benissimo. Questo è Dani che si soffia il naso, per chi se lo stesse chiedendo. Si sta soffiando il naso da 2 ore, la vedo grigia. Già mi ha detto che non era in forma oggi. Speriamo bene. Allora, sono scesa un po' troppo, ma nulla di grave perché tanto mi devo struccare. E quindi facciamo così, che rimuovo questo fallout e vi mostro come trucco la parte inferiore. Torno da voi. Ok, eccomi tornata. Ho rimosso il fallout, riapplicato un po' di correttore che questa volta ho settato con un velo di cipria. Off camera sono andata a mettere la matita nera, ma è la solita di Pupa, niente di nuovo. Che poi ho sfumato e fissato un pochino con il pennello con il quale ho applicato l'ombretto più scuro per dare un po' di continuità senza prelevare altro ombretto, semplicemente con questo sporco. E con il pennellino piccolino di precisione ho ripreso l'ombretto opaco chiaro e l'ho riapplicato un po' qua dal dotto lacrimale, non per altro, ma perché con la salvietta struccandomi me lo sono portata via. Vi faccio vedere il make-up occhi prima di mettere il mascara un po' più da vicino. Vedete che qua abbiamo lo scuro, questo ombretto, ragazze, stupendo, che proprio cattura l'attenzione, il lilla e il lime all'interno. Nonostante questi colori, questo ombretto duochrome, lo scuro, il lime, il viola, tutto sommato vi devo dire che mi piace tantissimo. Vado a incorniciare lo sguardo con un po' di mascara,
ho sempre questo di Clinique, mi sono sporcata. Vabbè, ragazze, oggi è così. Con le fibre all'interno, devo dire che ormai sta finendo, quindi posso dare ormai un giudizio. Allora, rispetto ad appena aperto, col tempo un po' è migliorato. Adesso inizia a fare un po' i capricci, ma perché, ripeto, ormai sono passati tanto mesi, ha superato il PAO e quindi dovrò cestinarlo a brevissimo, però non lo ricomprerei. Poi il mascara è molto soggettivo, dipende dalle ciglia di partenza, da cosa si ricercano, se volume, un effetto drammatico o un effetto molto naturale, se vogliamo ciglia belle, separate, allungate, oppure ci piacciono anche un po' più appiccicate, voluminose. Quindi insomma è davvero un prodotto soggettivo. Però personalmente posso dire sì, l'ho usato con piacere, ha una buona tenuta, questo sì. Perché non mi si stampa, non mi cola, quindi questo è sicuramente un punto a suo favore. Vi dico però che se non mi struccassi con degli oli o dei burri, credo proprio farei fatica a struccarlo, perché quando vado a massaggiare col burro sento che è duro, quindi tenete a mente anche questo, che se cercate un mascara che venga via semplicemente con un po' di acqua calda, no, non è lui. Quindi questo è il make-up occhi, termino ormai il make-up in vostra compagnia, vado con questo blush sporco di Laura Mercier, è il Blush Color Infusion nella colorazione All That Sparkles, vi segno tutto giù in info box, ma uso lui con un pennello pulito da blush perché, ecco, proviamo questo di Puro Bio. Perché ve l'avevo mostrato sopra il suo fratellino in crema e dicevo chissà se scriverà senza la base sotto, perché è un prodotto, come credo possiate vedere, mamma mia, super luminoso, quasi sembra un illuminante con poca base colore, è proprio stupendo, mamma mia. E invece, allora, ora, se siete una dark skin, no, però c'è da dire che stessa formula ci sono anche altri colori molto più scuri, quindi magari quelli sì, ma questo per chi ha la pelle chiara, anche più chiara della mia, fair o light, è bellissimo, è un colore proprio che fa effetto naturale. Mi sono un po' colorata, ridà quella tridimensionalità che con il fondotinta purtroppo andiamo a togliere, e sì, come vedete è molto luminoso, però io mi spingo anche qua sulle gote perché non enfatizza la texture della pelle, è stupendo. Tra l'altro sotto non ho settato il fondotinta, ho settato solo il correttore, qua vedo una linea un po' troppo netta per i miei gusti, smorziamola un po'. E vedete che non fa chiazza, si stende e si sfuma in un attimo. Il fondotinta che ho sotto oggi, così se vi potesse interessare, è questo di Chanel che amo, adoro, steso con le mani e non settato. Mi piace tanto. Sulle labbra invece, vediamo un po' cosa possiamo mettere insieme, già che ci siamo. Penso che potrei andare con... Andiamo con un prodotto di Stilevana, è il Juicy Lasting Tint di Romand nella colorazione 18, Mulled Peach. E non so se può c'entrare con il make-up di oggi, però proviamocelo. Si presenta così e lo andiamo ad indossare. Niente ragazze, l'ho tolto perché non c'entrava davvero assolutamente nulla col make-up di oggi, era molto caldo e arancionino. Tra l'altro adesso magari vi allontano, ma ho questo con un prugna, delle strisce prugna, quindi io andrei a mettere questo di Bobbi Brown, che è nella colorazione Cranberry, si svita, è un balm un po' colorato, molto bello, ve lo mostro. Ok, eccoci qui. Di fatto questo prodottino è un balm, quindi molto confortevole se come me in questo periodo avete le labbra particolarmente secche, e
è un colore che mi riporta un po' in vita, ecco, mi dà un po' di vitalità e trovo si abbini appunto anche un po' con l'outfit molto semplice di oggi. E nulla, questo è il look finito. Io ringrazio ancora tanto Caro per aver pensato a me e niente, fatemi sapere cosa ne pensate, se per voi questo look è un po' too much o ogni tanto è bello lasciarsi andare, sperimentare e giocare un po' anche con il colore. Io vi mando un grosso bacio e se vi va ci vediamo al prossimo video. No.